Il meglio degli eventi sportivi. Primo trofeo Rembukan, una tua idea? Sì, è stata una mia idea per dare l'occasione a tutti i bambini, di anche nuovi arrivati, di
fare una garetta in maniera amichevole tra tutte le palestre della Rembukan. Quanti bambini hanno partecipato, o meglio, quante società? Allora, hanno partecipato, eravamo una settantina di bambini e abbiamo partecipato la Rembukan di Ozegna, la Rembukan di Castellamonte, di Ivrea e di Rivarolo. È stata impegnativa come giornata o soddisfacente e basta? No, è stata molto impegnativa, però la soddisfazione è stata enorme. Cioè, vedere tutti i bambini che comunque, oltre a fare la gara, tra di loro chiacchieravano, hanno iniziato a stringere amicizie, anche i nuovi arrivati che non si conoscevano ancora, e vedere anche le categorie dei bambini più piccoli gareggiare è stata una soddisfazione che ne è valsa la fatica dell'organizzazione. Il range d'età dei bambini presenti e le categorie? Dai 5-7 anni e poi sono andate su fino ai 39 anni e poi ci sono stati i veterani e quindi abbiamo fatto tutte le fasce di età, di tutti anche i gradi di cintura, quindi molto bella. Diventerà un appuntamento annuale? Sì, sicuramente sì, anche perché è piaciuta molto come organizzazione, quindi sicuramente. Si ripresenterà di nuovo il trofeo Rembukan tutti gli anni e il trofeo del miglior atleta, che quest'anno è andato a un bambino della Rembukan di Ozegna, e vedremo poi il prossimo anno chi se lo aggiudicherà. Un orgoglio non solo come maestro, ma anche come padre, visto che l'idea del trofeo è arrivata dalla figlia. Eh beh sì, ne abbiamo parlato a casa, mi ha stressato un pochettino, però l'ha messo in essere lei, ha preparato anche le varie gare come dovevano venire eseguite. Io mi sono limitato semplicemente a organizzare i tabelloni e far girare la gara. Per il resto devo dire che se l'è gestito, se l'è organizzato tutto lei. Ed è una buona idea comunque, perché il combattimento dichiarato dei bambini soprattutto era un po' di anni che non veniva più eseguito, non veniva più fatto. Quindi io lo ritengo una base fondamentale per arrivare al combattimento libero. Avendolo perso un po', adesso abbiamo preso questo andazzo qua, il prossimo anno ripeteremo e faremo in modo che con quella scusa i ragazzi si allenino. Quindi un trofeo per i bambini ma anche per gli adulti? Trofeo per i bambini e trofeo per gli adulti. Per i bambini per ripassare e riportare in auge il comitè dichiarato, quello che dicevo. Per gli adulti consideriamo una verifica pre-europeo, visto che siamo agli sgoccioli, fra due mesi avremo gli europei e hanno potuto verificarsi, trovarsi, provare a tirare, sperimentare, vedere la preparazione atletico e fisica che punto poteva essere, e da quel lato devo dire che sono soddisfatto. Sono stati belli incontri, fatti più che con forza, con molta testa, quindi vuol dire che all'europeo si dovrebbe partire già abbastanza avvantaggiati. Il trofeo non ha avuto solo un aspetto tecnico, ma anche un risvolto sociale. Sì. Sì, decisamente, infatti è stata la prima gara sociale, non ne avevamo mai fatte, che hanno coinvolto appunto le palestre del mondo Rembukan e quindi Rivarolo, dove appunto c'è il maestro Giacomo, Castellamonte dove c'è Giulia e Ozegna, la New Entry, dove è seguita da Lorenzo Terzano e Pasquale Rizzo. È stato bello vedere il coinvolgimento dei nostri agonisti che hanno dato una mano appunto nell'organizzazione. E oltre ai genitori che hanno collaborato, abbiamo coinvolto e quindi è stato anche un momento comunque di coinvolgimento generale e questo è piaciuto molto. Le associazioni di Rivarolo e in particolare, come in questo caso, le associazioni sportive sono motivo di orgoglio per l'amministrazione comunale? Assolutamente sì, è un grande orgoglio perché c'è sempre la voglia di andare oltre a tutte le difficoltà e inventarsi sempre qualcosa di nuovo per coinvolgere i nostri ragazzi e quindi un grande merito a Rembukan Karate che dopo 2 anni di stop comunque da tutte quelle che sono le competizioni ski a cui
abbiamo avuto modo di assistere pre-pandemia, insomma ha deciso di reagire, andare oltre e creare questo nuovo trofeo che ha potuto permettere ai ragazzi di esprimersi e di confrontarsi, perché comunque anche il momento della gara è davvero un momento importante di crescita, è veramente formativo e questo l'associazione lo sa molto bene, per questo c'è stato veramente tanto impegno e non possiamo davvero che esserne orgogliosi. Oltre ad essere un nuovo evento che acquisisce la città. Assolutamente sì, e anzi è di nuovo un modo per mettere in relazione, l'abbiamo visto, più realtà del territorio, quindi un nuovo evento che abbiamo potuto ospitare a Rivarolo ma che ha coinvolto anche i comuni limitrofi in cui Rembucano opera, e questo ovviamente crea sempre più collegamenti e correlazioni, e quindi è veramente un modo per dire sempre che lo sport ci arriva prima, come abbiamo detto in tante altre occasioni, e lo sport riesce a creare queste reti, questi collegamenti, e chissà che l'evento poi non venga anche riproposto in altri comuni. Gli eventi sportivi.